Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video dello scenario, il video di analisi di quello che è un possibile scenario negativo per quanto riguarda il mercato delle cripto, di un eventuale crash, perché sarebbe proprio un crash in questo caso, di Bitcoin. Possibile sì, come vi ho detto in questa settimana, in tutti i video di questa settimana, probabile decisamente di meno, e vedremo anche per una serie di motivi, per quali motivi. C'è da dire una cosa, ragazzi, a me non piace molto fare video da un punto di vista previsionale, perché sono video di opinione, quindi ci tengo a specificarlo in questo video. È un'opinione da un punto di vista grafico, un'analisi puramente intellettiva che non ha riscontro nell'attuale situazione del mercato, che non c'entra niente assolutamente con quella che è l'attuale situazione del mercato. Perché ve la faccio vedere? Perché è interessante se vogliamo considerare un discorso da un punto di vista di trading, cioè come poterci comportare se una cosa del genere dovesse avvenire, se abbiamo la paura che una cosa del genere può avvenire. Perché parliamoci chiaro, esistono una serie di informazioni online, tantissime sono assolutamente deleterie, ragazzi, per cui il problema di fondo è: andiamo a prendere queste informazioni, le consideriamo vere, abbiamo paura, perché poi la gestione emotiva del trading è la cosa più complicata, soprattutto per chi è neofita, non ha anni dietro le spalle, perché non è una cosa che potete studiare semplicemente. È vero che ci sono dei libri, ma dovete anche comunque avere gli anni di esperienza sulle spalle, ragazzi, perché a livello emotivo è difficile controllarlo. Ho tutti i video sul canale pubblicati, gli errori emotivi nel trading online, andatevelo a vedere, ragazzi, che sono simpaticissimi. Alcuni ho fatto proprio delle gag, quindi sono probabilmente da estate, chiamiamoli così, quindi da sotto il sole, ombrellone, margherita e il video trading on. Vabbè, ma a parte questo, comunque è utile andarci a confrontare su queste idee assolutamente campate in aria, ma comunque la possibilità c'è sempre, quindi andiamola a vedere, perché analizzandole si toglie anche la paura, si toglie anche la paura, e si ci abituano. È come accendere la luce in una stanza buia e dire: ok, se succede questo io lo vedo subito, perché guardo questo, questo e quello, e insomma, e siamo un po' più tranquilli. Quindi il video di oggi serve a fare due cose: scenari, quindi opinioni sui scenari possibili negativi di Bitcoin, e analizzare anche da dove vederli subito, e poi analizzare anche che i fondamentali, ragazzi, non ci portano a queste conclusioni, e questo ci può spingere, alla fine di questo video lo vediamo, anche ad analizzare alcuni dettagli che non abbiamo visto magari nei video precedenti, nelle scorse settimane, perché facciamo analisi sul trading legato agli ultimi giorni, non a quello, diciamo, immaginario, diciamo, dei mesi a venire. E quindi andiamo a vedere però una serie di indicazioni che non vi ho fatto mai vedere, le vediamo alla fine di questo video, che sono invece molto interessanti. Spostiamoci sui grafici. Prima di andare sui grafici, come sempre è stata una settimana intensa, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e iscrivetevi anche sul canale Telegram, perché spesso lì do contenuti magari un po' più innovativi e operativi. È un canale gratuito, quindi diciamo è utile anche per tutti. Se magari ho un'idea generale, ogni tanto butto lì un'analisi e la metto sul canale Telegram, quindi iscrivetevi anche al canale. Andiamo sul grafico adesso per davvero. Lo so che state pensando: ma che è sta roba? Sì, in effetti questo è un grafico settimanale di Bitcoin contro il dollaro, ed è un grafico settimanale di Bitstamp che noi utilizzeremo in questo momento per fare questa previsione futuristica immaginaria di un possibile scenario ABC. ABC è un scenario di questo tipo, ragazzi, come se questa parte di correzione fosse stata una gamba ribassista, la prima, la A, dopodiché avviene la cosiddetta gamba di ritracciamento B, che porta il mercato ad un livello di diciamo ritracciamento di questo precedente trend ribassista, e vedremo che in effetti è stato così. E dopodiché, da questo punto B inizia l'ultima gamba di correzione, che tecnicamente fa o un doppio minimo o se ne va addirittura a fare un minimo inferiore. Io vi ho messo, insomma, in questa ipotesi un minimo inferiore. Allora, la prima cosa che dobbiamo considerare per un pattern ABC è cercare di capire che la gamba B
deve avere un ritracciamento rilevante del trend. E questo purtroppo, perché se così vogliamo dire, effettivamente è stato così. Perché guardiamo Fibonacci ad esempio. Ok, ragazzi, allora questo è Fibonacci sul settimanale. Guardate dove coincide il massimo, l'avevamo già accennato negli scorsi video, 61,8, cioè i 13.600 rappresentano un ritracciamento del precedente trend ribassista. Del 61,8%, che è un livello il più importante di tutti da un punto di vista di Fibonacci, livello aureo, quindi è assolutamente quello che richiama i prezzi e perciò questo punto B, così come è stato costruito dal mercato, è quello che spaventa di più perché effettivamente coincide alla perfezione con un ritracciamento di 0,618 di Fibonacci, che poi effettivamente è un ritracciamento classico da movimento ABC. Quindi più di così non poteva fare. Ha fatto il peggiore dei massimi possibili sulla curva B, su questa fase di up il mercato. E qui ci siamo. Da un punto di vista poi però di conformazione della gamba C, e lì invece non abbiamo nessun tipo di informazione perché il mercato ancora non ha accennato assolutamente a nulla relativamente a questa forma C di correzione. E quindi il motivo di fondo del video è andare a capire come vediamo se effettivamente si configura. E perché tutta la gamba C effettivamente è immaginaria, ragazzi. Allora, si configura questa C o il mercato ha fatto una nuova bull run e questa gamba C non la farà mai? Allora, intanto, la prima considerazione per me che sono un analista anche di analisi ciclica, la prima considerazione è questa: da un punto di vista di analisi ciclica dei mercati, la correzione C è assolutamente fuori scala, cioè questo significa che non c'è nessun ciclo in questo momento visibile, poi magari se avviene dovremmo cercare di capire che cosa è successo, ma visibile da un punto di vista logico non esiste modo di avere un ciclo che vada a creare questa fase C. E questo, diciamo, è il primo punto fondamentale che va a negare questo possibile scenario, ragazzi. Il primo punto fondamentale. Quindi abbiamo avuto un punto a favore del crash, cioè il ritracciamento del B, che effettivamente è andato a favore di questo scenario ABC perché è ritracciato a 61,8, ma l'analisi ciclica ci dice che questo possibile scenario di inversione, quindi un nuovo ciclo ribassista che poi va a concludersi più o meno qui, e non ha proprio senso. Non ha senso da diversi punti di vista, perché questo massimo ha rotto i cicli precedenti, quindi insomma ci sono una serie di informazioni, ragazzi, fidatevi di me. Dal punto di vista dei cicli, questa cosa è assolutamente senza senso, però potrebbe capitare. Quindi poi in quel caso andremo a vedere che cosa è successo, dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo letto male il mercato. Altro punto fondamentale da considerare per quanto riguarda l'analisi C, dove e cosa deve fare il mercato per vedere questa analisi C? Allora, la prima cosa che deve fare è un minimo inferiore a questo livello che adesso vi butto qui, cioè un minimo inferiore ai 7.003, più o meno 7.004. Qui, ragazzi, ok? Quindi il mercato deve scendere. Allora, io di solito dipingo in blu, adesso lo faccio in rosso perché questa sarebbe negativissima. Allora, deve scendere al di sotto dei 7.400 dollari. Questa è la prima avvisaglia, quindi il primo diciamo campanello d'allarme serio che potrebbe far pensare a un possibile scenario ABC. Ma andiamo insomma a vedere anche la controparte. Qual è la controparte? Che un'eventuale discesa a 7.400 del mercato, ragazzi, cosa fa in sostanza? Va a toccare queste due medie, che sono medie cicliche di natura annuale e sono fondamentali. Adesso le vediamo magari meglio perché sono la media, vabbè, ve le dico, sono medie mobili semplici a 26 periodi a 52 periodi, quindi sono una legata al semestrale, l'altra all'annuale, e sono perfettamente coincidenti con i cicli di Bitcoin di lungo periodo, ragazzi, ok? Allora, questo incrocio, ragazzi, non chiamiamolo golden cross perché sono medie cicliche, ci indica effettivamente che è iniziato un nuovo ciclo, quantomeno biannuale, ragazzi, che dovrebbe essere ribassista l'intero ciclo biannuale, insomma, sono 700 giorni, ragazzi, insomma,
insomma, è complicato andare a ragionare dicendo vi faccio vedere quando dovrebbe arrivare, diciamo, più o meno intorno al 20 di novembre. Quindi noi dovremmo ipotizzare che questa ci duri fino al 20 di novembre, quindi portata qui. Veramente molto lunga, ragazzi, non so, mi sembra un po' eccessivo il ragionamento fatto in questo modo. Comunque, in realtà questo incrocio delle medie ci dice che la cosa è meno plausibile. E ci dice pure un'altra cosa, il incrocio delle medie ci dice che 7,4 è un livello di supporto anche di queste medie. Andiamole a vedere per esempio nel passato, ragazzi. Queste medie rappresentano poi un livello di supporto importantissimo del mercato. Guardate quello che fa in tutto il bull run precedente di continuo praticamente. Cioè sta sulla media 26, la usa in sostanza come trend da utilizzare. Quando la rompe qui va a testare la 52, ma inverte il trend. Inverte il trend, ragazzi, perché inizia poi la fase diciamo di trend assolutamente negativo. Ok, quindi diciamo che già anche la media, insomma, l'incrocio di media, il fatto che la media diventi poi un supportone in questo momento per questa settimana sta a 5.008, ragazzi, ma nelle prossime settimane salirà chiaramente. Allora, solo sotto la media 26 periodi, cioè quello che è fatto qui, ragazzi, vedete? Qui un testing della media 52 mi inizierebbe a preoccupare seriamente. Se fa un pullback e sta qua dentro, allora ragazzi, attenzione, diventa estremamente complicato. Quindi solo questo scenario andrebbe effettivamente a indicarci un qualcosa di preoccupante. Quindi intanto l'IBC esiste, sì, è possibile, ma assolutamente remoto. Abbiamo visto che ciclicamente è difficile giustificarlo. Abbiamo visto che il primo livello di rottura 7,4, ma il secondo è all'interno di queste medie, quindi dista ancora tantissimo dal mercato, quasi metà del valore attuale. E quindi è importante capire, ragazzi, che deve perdere veramente assai il mercato, tantissimo. E dopodiché dovremmo avere comunque anche una analisi da un punto di vista di natura fondamentale per i mercati, che qual è? Quindi chiudiamo il grafico, adesso ve lo dico, anche diciamo un altro fattore che dovremmo tenere conto è quello dell'halving che avverrà il prossimo anno. Quindi tutto ciò, quello che abbiamo visto con l'halving, probabile, diciamo, anzi sicuro, ragazzi, nel prossimo anno relativo a Bitcoin non coincide perché Bitcoin ha anche, oltre all'analisi tecnica, oltre all'analisi ciclica, quello che vogliamo, ha anche una struttura di fondo dell'halving. Sì, è vero che la difficulty potrebbe crollare a quel punto, staccare tutte le macchine, blockchain diventerebbe praticamente dimezzata, anche di meno, ma ragazzi, sapete di cosa state parlando? Un crash sistemico dell'intero mondo delle cripto. Se avviene una cosa del genere, probabilmente scomparirà il 90% delle criptovalute. La cosa la ritengo assolutamente un po' catastrofica, un po' da film anni 90 o anni 80 di natura catastrofica. È possibile, sì. Però al momento il prezzo non ci dà avvisaglie di questo, quindi non si sta comportando così. Abbiamo le medie mobili da guardare, quindi primo livello 7,4 assolutamente da tenere sott'occhio, secondo livello la media mobile a 26 a 52 è fondamentale, e dopodiché l'analisi ciclica ci indica pure un discorso di difficoltà per questo tipo di analisi ABC, e ancora di più l'analisi fondamentale struttura sotto la blockchain, quindi quella dell'halving di Bitcoin, dice... La vedo un po' difficile, però era carino, ragazzi, farvi vedere questo scenario. Era carino, importantissimo, perché è fondamentale anche prepararci magari a qualcosa, avere meno paura, perché se non vedete questi segnali di cui vi ho parlato in questo video, difficilmente il mercato andrà a configurare un pattern ABC. Differente se li vediamo, iniziamo ad avere un campanello d'allarme. Intanto, ragazzi, saremmo usciti volte dalle nostre posizioni long. Purtroppo è brutto a dirsi, ma i traders in questo caso avrebbero la meglio sugli holders, però saremmo usciti, quindi assolutamente. Ma a parte questo, monitoreremo magari la situazione, lo sapremo prima, ma abbiamo meno paura se vediamo uno scenario di questo tipo. Ed era fondamentale farvelo vedere, fondamentale farvi capire questa cosa. C'è però un'altra fondamentale informazione che vorrei farvi vedere, ma la vedremo nella prossima settimana, perché c'è un grafico, il grafico di Bitcoin in particolar modo, che vi farà vedere una close di Bitcoin fatta a giugno,
che è fondamentale, che vi darà un'indicazione importantissima anche sul mese di luglio, ragazzi, ed è quanto importante sarà anche questo ciclo del mese di luglio. Lo vediamo nella prossima settimana. Ciao a tutti, ragazzi, per oggi abbiamo finito. Buon weekend, mi raccomando, andatevi a divertire e noi ci risentiamo nella prossima settimana con i prossimi aggiornamenti. Ciao!